Buongiorno, oggi Repubblica dedica un articolo a mia mamma. Mia mamma è una donna di 80 anni, è una donna che percepisce la pensione minima ed è una donna che vive in una casa popolare, come ho vissuto io per tanti anni finché non mi sono sposata. In quella casa ci siamo cresciuti io, mia sorella, e in quella casa c'è morto anche mio padre. Qualche tempo fa, dopo un accertamento, sembra che mia madre non abbia più diritto a quell'alloggio. Ovviamente, come tutti i cittadini, mia mamma ha agito per vie legali e ha chiesto che venga chiarita questa situazione perché lei crede di aver diritto a quell'alloggio popolare. Quindi mi domando, qual era la notizia che voleva dare oggi Repubblica? Forse voleva dire che la mia famiglia è una famiglia povera? Forse voleva rimarcare il fatto che io non mi sono arricchita con questo lavoro e che i 200.000 euro che ho scelto di restituire potevo utilizzarli per comprare una casa a mia mamma. Però sapete, per noi del Movimento 5 Stelle, il ruolo che stiamo svolgendo serve per risolvere i problemi di tutti e non i nostri problemi personali. Quindi io credo che mia mamma stia agendo bene, che una persona a 80 anni abbia il diritto di desiderare di morire nella stessa casa nella quale è vissuta. Non provo vergogna a venire da una famiglia povera e non provo, e provo ancor meno imbarazzo nel dire che la mia famiglia non è diventata benestante grazie al mio lavoro. Personalmente non mi sono mai rivolta a nessuno se non dare il consiglio a mia madre di agire per vie legali. In fondo funziona così tra i cittadini normali, vero? Do un consiglio a Repubblica. Se veramente vuole fare una notizia, faccia una notizia di quanto è bello avere oggi una classe politica onesta che agisce come tutti i cittadini e che non sfrutta il proprio ruolo per interessi personali. Io la ringrazio, anzi, perché questo forse è una maniera in più per far sapere quanto siamo rimasti noi stessi. Grazie.